amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Innanzitutto noi, il ragno e anche Tiziano, Tuziamo e Tuziamo è nuovo, Tuziamo è un amico di Tuziano e tutti quelli che vi pare, da parte nostra un buon Ferragosto! E nonostante oggi sia un giorno tipico in cui le persone non fanno le cose a cui sono abituate a fare, noi non potevamo lasciarvi un intero giorno senza video. Beh, allora amore, se dobbiamo fare qualcosa a cui non siamo abituati, dobbiamo giocare bene a Minecraft. No, state tranquilli, sarà un video come tutti gli altri. Comunque, quindi davvero, auguri, divertitevi, prendete il sole, non prendetelo. Prendete la luna se non volete abbronzarvi troppo. Esatto, prendete le stelle se volete essere un po' a punta. Esatto, e fate quello che vi pare. L'importante è che vi auguriamo sia una bella giornata divertente e per tutti voi. Yeah! Allora, non l'avevo visto, no, Tiziano, salvati. Guarda Tiziano, amore, non fare esplodere Tiziano. Allora, naturalmente però le comunicazioni di oggi non sono finite. C'era la musica tipo telegiornale. Giusto, per la cronaca non ho i capelli rossi. Che qualcuno ha insinuato che, non essendo bionda, devo avere per forza i capelli rossi. Ma voi conoscete solo due colori di capelli, per curiosità. Allora, effettivamente ha i capelli magenta, tipicamente. Esatto, certamente. Magenta, no. Mesh, parte a forma di stella. No, quanti siete? No, non è vero, non ho i capelli neanche magenta. Vabbè, vi diamo un suggerimento. In ogni caso, le nostre skin non sono uguali a noi, perché non sono uguali, c'è qualche differenza. Infatti non vado in giro normalmente con la maglietta scritto L, lo ammetto, però alcune cose simili ci sono, quindi potete prendere come punto di riferimento Tiziano. Non mi lasciare qui da solo, Tiziano, fai qualcosa, Tiziano. No, ok, bravissima Eva. No, Tiziano si è sacrificato per noi. Che bello, che tristezza. Ma non possiamo stare senza Tiziano, quindi facciamo un po' di Tiziano, torna ad aiutarci, perché abbiamo bisogno di te. E anche un po' di caffè, perché qui pensa che per sta svegli. Allora, oltre ho l'altra sabbia, non ho altra sabbia, scusate. 63, così fa uno stack, ok. Allora, ma le comunicazioni appunto non sono finite. Qui la seconda comunicazione è che vogliamo ringraziarvi per i 42.000 iscritti. Grazie davvero, siete tantissimi, non possiamo essere più felici di così. E siamo davvero contenti che i vostri... Sei senza la giubbettina, anche io sono senza... Mi sto completamente facendo... Restando senza... le nostre armature, perché non durano niente. Comunque davvero grazie, ci fa piacere che i nostri video vi divertano e che abbiate voglia di passare del tempo in nostra compagnia. Grazie a tutti per i commenti. Tiziano, l'altro Tiziano, vai via, vai a lavorare, via, no, il Ferragosto, hai anche ragione. Amore, sai che mi hai chiusa fuori, vero? Sì, lo so. Ah, l'hai fatto pure di proposito. No, solo che non ci ho pensato, aspetta. E quindi davvero grazie a tutti. Ma per finire, un'ultima comunicazione di servizio che però riteniamo che in ogni caso sia importante lo stesso. Perché? Abbiamo visto che più e più volte YouTube ha dei problemi. Abbiamo notato che certe volte, quando commentiamo un video, pubblichiamo qualcosa eccetera, non fa il feed, e questo è molto spiacevole. A volte però addirittura cancella i feed. Recentemente abbiamo visto che il feed li faceva, ovvero scriveva gli Eternal avevano commentato il video e quant'altro, ma dopo un po', così a caso, li cancellava. E questo per dirvi che vi diamo un consiglio: se ci seguite su YouTube, questo è un consiglio, mettete, non è che... Mettete le torce alle vostre spalle. Anche, ma il nostro, aspetta, 50-62, e vi consigliamo seriamente di seguirci anche su Facebook, perché per quanto noi Facebook lo conosciamo il meno possibile e ce ne vantiamo, però c'è un problema. Abbiamo notato che su Facebook effettivamente alcune cose funzionano meglio, ovvero fai feed sempre quando servono, fai feed e che restano. C'è anche Twitter collegato al nostro account, quindi se usate Twitter va bene uguale, però principalmente se usate Facebook vi raccomandiamo, aspetta, davanti, di seguirci. Siamo chiusi dentro un'altra volta. Ah, è vero. Che è sto club di critica?
Aiuto! Ci vogliono troppo bene. Comunque state tranquilli, se non usate Facebook potete stare certi che le cose importanti le saprete sempre tramite YouTube. Però molte cose su YouTube vengono perse al di fuori delle nostre possibilità. Quindi se usate Facebook davvero provate a seguirci anche lì. Svegna! Anche perché talvolta lo utilizzeremo come strumento per farvi qualche domanda, qualche curiosità, qualche risposta. E a volte, no, di solito vi facciamo le domande e nessuna risposta. No, vabbè, allora, aspetta, ho un gioco per voi stavolta. Vai. Allora, la risposta è: perché la lana è rossa? Va bene. Fatevi la domanda. D'accordo, fatevi una domanda che cui la risposta sia questa. Se non ha senso è pure meglio. E quindi davvero tra l'altro alcune persone lo trovano anche comodo per mandarci fan art, fan made e quant'altro, perché comunque lo strumento è utile. Potete anche usarlo per mandarci messaggi privati. Stiamo facendo il nostro meglio per rispondervi. Se non vi stiamo rispondendo, non vi abbiamo ancora risposto, scusateci, non è nostra intenzione. Anzi, vi vogliamo bene lo stesso. Ci dispiace di no. Sempre di non riuscire a rispondere sempre ai vostri messaggi. Ma non riusciamo ancora a fare del nostro, cioè facciamo il nostro meglio, ma ancora non è mai abbastanza. Però davvero ci proviamo. State tranquilli, abbiamo risposto certe volte anche a ritardo di mesi, ma in un modo o nell'altro abbiamo sempre risposto a praticamente tutti. Se abbiamo dimenticato qualcosa, date la colpa a YouTube. 2 CD in un colpo solo, no, li voglio! Dammi anche l'altro, dammi la mia! C'è, no! Ok. Ti è esploso? Sì, ho 2 CD, fa vedere che bello. Strand e... Strad, no, ce n'è uno, un doppione subito. Che tragedia. Ma bene. Non c'è niente dove abbordarsi, no? Fine del telegiornale. Vi ho dato tutte le comunicazioni richieste. Vi lasceremo il link di Facebook comodamente in descrizione in cima. Lo trovate in fondo a tutte le descrizioni e sul nostro canale. E non là sopra. Ah, già che ci sono, un'altra domanda. Proprio oggi ci ha chiesto YouTube: collega il tuo canale con Google Plus, con la pagina. Abbiamo detto all'inizio sì. Poi abbiamo visto che non abbiamo capito niente e allora siamo ritornati normali. Infatti per un piccolo periodo di tempo, fateci sapere nei commenti se ne siete accorti, il nostro canale invece di chiamarsi Eternal Love si chiama Eternal Love CL, esattamente come il link. Non sappiamo per quale motivo. Quindi a voi usate Google Plus? Vi serve? Vi sembra un utile strumento? Ha senso e altro? Perché non sappiamo bene. In realtà si dice cosa? Google Plus perché è latino, se non sbaglio. Ah, ok. Credo, sbaglio. No, l'hai fatto anche te latino. Sì, sì. Ai tempi di Giulio Cesare eravamo in classe insieme. Non lo so, non gliel'ho chiesto a Google se era latino o meno. Alla fine ho visto che era americano e non gli ho chiesto se era latino americano. Comunque ballava abbastanza bene. Io mi ricordo quando giocavo a volte durante l'intervallo. Io e Giulio Cesare giocavamo, no? A volte a carte, a volte a dadi. Ed aveva sempre la brutta abitudine di autocitarsi. Era sempre a dire: il dado è tratto! Ogni volta che lanciava il dado, e ho detto: senti Giulio Cesare, smettila un po' di autocitarti che diventi noioso. Esatto. Non ha più frecce, porca putrescenza! Non hai frecce, abbiamo un passaggio bloccato! Niente, non è tutto quello che tieni, altro che non hai più frecce. Buttamene a pacchi di frecce, a pacchi. Vai, dai, due stack quasi interi. Che me ne fai di due stack quasi interi di frecce? In 2 giorni le ho già consumate. E in 2 giorni, vabbè, falli passare questi giorni! Enderman! No, vorrei andargli contro la palla con l'Ender, ma so che non conviene, quindi mi tocca andarci a mano! A mano! Cioè, a mano, per modo di dire! Sì, è arrivato subito l'Enderman a vendicarlo. Senti Enderman, c'è poca vita, non è che mi passi tra un momentino, è un caffettino, una tazzina di tè, è un... Bastavo che zavo, muori Enderman schifoso, vai via, ma che brutto, no! No Enderman, no! Enderman! No, l'Enderman ha fregato, lo so, gli ho messo il sale al posto dello zucchero nel caffè, lo so, sono... Cosa hai fatto? Perché quell'Enderman è sparito? Ho ferito. Con cosa? Con la freccia. Perché lanci le frecce agli Enderman tutte le volte? Perché lo volevo mandare via. Ma perché? È il mio nemico. Era il mio pranzo. Ha dei gusti strani. Era il mio pranzo quell'Enderman. Lo stavo condendo con il tè al sale per poi mangiarlo. Ma cosa stai dicendo? Non lo so. C'è sempre carne di zombie con gunpowder, polvere da sparo ogni volta. Ogni tanto un cibo un po' diverso. Mamma mia. Volevo farmi una pila di Enderman fritta. Perché tanto il fritto è tutto buono alla fine, quasi.
Mi ricordo quando andavo ripetizioni a Mary Shelley, sai che sono state le tue lucubrazioni di Minecraft a fare l'ispirazione per scrivere Frankenstein? Ah sì, le mie lucubrazioni. Sì. Ma non c'è neanche un Tiziano in giro! No amore, no, se li sono mangiati tutti gli zombie. Me ne sono dimenticato, Tiziano! Mi ho completamente dimenticato. Oddio mio, mio CD. Allora, chiudia. Ho detto che chiudevo. No, perché la vera io storia... ti spalo via. Che potenza la spalla. Tiziana lo via, dicevo, la vera storia di Frankenstein. In realtà non si doveva chiamare Eternal Lovenstein per dargli un accento più tedesco, no? In realtà è la storia di Elle e Kira che dovevano distruggere gli zombie. Poi però Mary Shelley non capì nulla e fece che invece venivano creati degli zombie. Anche se in realtà non erano zombie, ma era un'altra cosa. Comunque, famo finta che fossero zombie. Esatto, facciamo molto finta. Sì, perché era buono, a differenza degli zombie che sono cattivi come l'aglio. Io vi do un consiglio, sinceramente. Non assaggiate gli zombie. Non seguitelo, ma io ve lo do lo stesso. Se vi fanno male i denti e non riuscite a mordere bene qualcosa, diventate zombie perché strapperete qualunque cosa tranquillamente. Mentre diventate zombie, dite: oh, che bello, guarda questo muro di cemento! Ah, lo mordi. Ci stavamo pensando l'altro giorno, ci siamo chiesti: ma perché nei film di zombie fanno sempre questi zombie che hanno dei denti che sembrano delle tigri della Malesia? Cioè, basta, se guardi la bocca umana, noi ormai già tanto se riusciamo a rompere una carota con i denti. Cioè, che cavolo di umani conoscono questi registi e sceneggiatori di film horror esattamente? Via Creep! No! Oh, non ci ho mai capita via! Che sono poi mi spalmi! I testificate! Ah, che muoio! Non ho più armatura! Non hai più niente! Mi sono rimasti giusto dei pantaloni! Non hai preso l'aereo di cambio? No, chi ha preso? Perché voi uomini proprio quando andate in vacanza non vi portate neanche calzini, Ho portato giusto un bagaglio a mano! Tu, 8 valigie, tu! 8 valigie che ci potresti dentro anche 12 nasi di testifiche di luna, quindi vabbè, perché gigante. Ho portato quello per i vestiti da giorno, guardali quello per quanti da sera, quello per il trucco, quello per lo strucco, quello per lo strutto! Ma no! Lo strutto no! Assolutamente no, quello per le ciabatte, quello per le scarpette, quello per le ancudini, esatto. Quello all'ancudine lo vedo perché l'ho vista lì, ecco. Quello per la spada, quello per l'arco, insomma un po' di cose ci vuole. Via, via, voglio i testificate, amici testificate. Anch'io perché non ho più spada. Dovevo andare in vacanza con i testificate, una bella crociera con i testificate. Il pranzo sono i testificate, avevamo detto, no? Il pranzo, no, ma povera che... che schifo, mangi l'Enderman, che storia è questa? Pranzo con i testificate. Basta che e già ne vedo uno! Te lo dico che sono loro. No, via scappa! Basta, ma la spada! È l'ultima! Come no, è l'ultima? Praticamente. Io ce n'ho non un ho sacco. Quasi neanche più, sai che cosa? Cosa? Non ho quasi più frecce. Io ne ho infinite, ma te le sto sprecando apposta per non darle. Ma che cattiveria infame! Infame! Sempre a parlare di fame, infame, mamma mia, sempre a mangiare sta. Allora. Dai, raccontami. Ma un attimo che sto passando. Quanta gente! Raccontami un aneddoto della tua vita nel Medioevo. Un aneddoto della mia vita nel Medioevo. Allora, una volta conobbi un tizio che mi disse: voglio andare in India. E io gli dissi: va bene, però passiamo da questo lato. E ho detto: ok, abbiamo trovato l'America. Ma non è, intendo, Medioevo, lì siamo già un po' più là. Ma il Medioevo è finito lì. Sì, ho capito, ma un po' più Medioevo iniziato. Io per esempio mi ricordo io ho fatto finire il Medioevo. E l'ho fatto iniziare. Cosa hai fatto? Io ho fatto iniziare la caccia alle streghe. Dava la caccia a me, capito? Ah, ecco. È già matta. Ah, già, magari le freccette, le torcette non fanno male a nessuno. E ti dicevo, io per esempio conoscevo una persona, sì, visto che sono toscana, lo sapete tutti, conoscevo una persona. Io no! Una persona che, bello, che era nata a Firenze. No, scherzo, sono simpatici i toscani, ma anche tutti gli altri. A cui piaceva una certa Beatrice, che mi diceva sempre: oh, guarda Beatrice, com'è bella. Oh, guarda Beatrice, Beatrice, sì, ma tanto lei guarda che non ti considera nemmeno, è già tanto se ti saluta. E in mezzo! Evitato! No, quanti! Aiuto! E allora un giorno gli dissi: senti, ma se Beatrice ti piace così tanto, prova a scriverle una poesia per vedere se la conquisti. E fu così che scrisse una commedia invece che una poesia, capito? Mamma, mi ha fatto troppo ridere, fantastico. Sì, veramente, una commedia, ma lunga. E sti plotoni sempre! Ma lunga sta commedia, infatti ho detto, ma...
ma non sarà un pochino lunga? E lui mi ha detto, ma no, sono soltanto 33 canti l'una, di cui il primo 34, dove, beh, mi sa che Beatrice... E io ho detto, infatti, guarda, ti consiglio di dividerla in tre parti, infatti, ecco. Se no la voleva fare tutto un pezzo unico, ma... Esatto, ma è lo stesso discorso che ho fatto a Tolkien, cioè... Sì. Nel senso... Sono quei discorsi che spesso dico, cioè anche a George Lucas l'ho detto, ma almeno dividile in trilogie. Poi ovviamente sei tanto convinto che adesso ne fa un'altra giusto per, ma... Infatti anche io mi ricordo quando, ma lì ero già un po' più grande, lì andavo già al liceo, quando avevo un compagno di classe, si chiamava Alessandro, che cianciava di un certo Renzo e Lucia, due amici suoi, insomma, no? E gli avevo detto, ma senti, ma falla un po' più breve questa storia qui che alla fine ti ammalerai di peste. E effettivamente la sua storia decise, giusto, lei l'ha detto per dire, ma diamoci anche la peste, fu così che ci fu un macello. Oddio mio! Lo conoscevi anche te, Alessandro, no? Lo conoscevo, sì, siamo andati insieme a farci una scampagnata, abbiamo mangiato Macedonia e poi siamo andati verso a comprare dei tappeti persiani. Ma non quella, Alessandro, lo so. Quella conoscevi all'asilo, parlo di quello che conoscevi. Io parlavo di quello grande, quello proprio... cioè, grande, molto. Quello grande, noi parlavo di Alessandro, quello che scriveva, insomma. Quello che ma il mio combatteva, è un grande. Sì. Poi magnava, anche a Gaugamela si è fatto quel tortino di mele che non era male. Sì. Però c'era un po' troppo Gauga, perché è un resto un po' piccantino. E invece con Alessandro ci litigavo sempre perché gli piaceva troppo il manzo. Io sono da vegetariana. È un problema, sì, effettivamente. Ma si è ammazzata la vicenda. Bene, arriviamo ai testi. Sono sempre più lontani di quello che sono umanamente consigliabile che sia. Sai che non ho più le frecce e le spade? Yeah! No, quante frecce hai? Zero. E allora tieni, sempre io a pensare a tutto. Un Enderman! Dove sei, Enderman? L'Enderman! Io... Ti do fuoco! Non dai fuoco a Eddie che se ne va. No, Enderman, mi mancherai, Enderman. Amore, per favore aiutami che sono disarmata. Come sei disarmata? Praticamente. Hai spade? No. Come? Ho solo una praticamente finita. E lo usala. E prima volevo fare... Che è un pezzo di... Ma non c'è Tiziano, ma forse che mi dimentico sempre. Ma no, è lì Tiziano. Non sta una bancarella dei testificate. Voleva comprarsi un pizzo. Ma guarda lui che guarda le bancarelle invece di colpire. Dai! Ma vai in via. Dai, guardatelo lì che ci fa spazio per comprare invece di lavorare. Vabbè, quindi vedendo la situazione possiamo veramente dirlo di nuovo, perché capendo, vedendo anche Tiziano che oggi non si sta impegnando minimamente, non c'è nulla di... Un CD l'ho preso! L'ho lanciato sì, io. Sì, l'ho preso. Ah, grazie. E vediamo appunto la situazione, neanche Tiziana vuole di lavorare, dov'è la novità direte voi, effettivamente non c'è. Vi auguriamo davvero di nuovo un buon Ferragosto. Vi ringraziamo di nuovo per i 42.000 iscritti, non possiamo davvero dirvi quanto ci fa piacere vedere quante persone sempre ogni volta si divertono con i nostri video, anche grazie a tutti i commenti e tutto, l'abbiamo già detto all'inizio video. Ah, è vero, ma ve lo ripeto di nuovo perché ci fa davvero tanto piacere. E vi ricordiamo per l'ultima volta anche di seguirci, se lo usate, su Facebook, per una questione di comodità vostra e anche di sicurezza, perché ci dispiace quando commentiamo qualche video, scriviamo qualcosa, che certe volte sono anche comunicazioni importanti, anche per una questione di messaggi privati o altro, per mandarci allegati, fan art, fan made e altro. Vi consigliamo davvero di seguirci anche su Facebook, link in descrizione. Grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima con gli Eternav. Ciao. Presenza inquietante. Davvero? Perché non ti devo colpire? Mezzo cuore. Aia. Allora vediamo chi la spunta, eh? No. Perché di nuovo la tunica? Perché io me ne ho comprata un'altra. Grazie a tutti e alla prossima. Non ti vedo! Eccoti! Che brutta faccia! Con gli Eternal stupidi! Con gli Eternal love! Ciao!